La migliore videocamera per fare video esiste? Buongiorno a tutti quanti e benvenuti, bentornati in questo nuovo video dedicato non al motociclismo ma alle videocamere. Come potete vedere qua ci sono tutte le mie bimbe che ho cambiato nel corso del tempo, ma a quanto pare è uscita una nuova chicchetta da casa Sony. Esattamente proprio questa camera, la nuova ZV-E10 Mark 2. Molti di voi mi hanno conosciuto tramite il video del 2023 quando ho recensito questa ZV-E10 Mark 1, dove ho sostenuto che fosse la migliore videocamera per poter streamare e iniziare a fare il cosiddetto content creator. Se vi siete persi il video, mi raccomando, andate a recuperarlo come migliore videocamera 2023. Ne ho parlato tanto, ho spiegato quali fossero secondo me gli utilizzi più interessanti per questo corpo macchina e addirittura l'ho messa a confronto con l'iPhone. Come sempre, in questo nuovo video dedicato al videomaking non andremo a parlare del lato tecnico, ma andremo a capire quali sono tutte le differenze interessanti che possono aiutarvi a costruire i vostri contenuti con questa ZV-E10 Mark II. Per farlo utilizzerò la tecnologia più avanzata del 2024, ovvero l'utilizzo di questi post-it, per essere estremamente schematico e non perdermi alcun punto fondamentale. Ma prima di farlo facciamo un piccolo passo indietro, facciamo una panoramica di tutti i corpi macchina che ho avuto, anche perché secondo me posso esservi davvero utile, portando in questo canale la mia esperienza da content creator e videomaker. Qui sotto sfocate, suppongo, ci sono tutte le mie bambine che mi hanno accompagnato in tutta questa mia carriera, partendo dal prezzo più basso al prezzo più alto. Come potete vedere qui esattamente abbiamo la ZV-E10, un corpo macchina low cost che ancora in commercio dovrebbe costare 600 euro qualcosa al kit content creator, perfetto, compatto, con la possibilità di cambiare l'obiettivo, ma su questo non voglio soffermarmi troppo perché ho già fatto un video dedicato, l'abbiamo addirittura messa a confronto con l'iPhone, quindi mi raccomando andate a ripescarlo. Qui sotto, esattamente sotto il mio mento, abbiamo la famosissima A7 III, una leader nel mercato Sony, una delle macchine più vecchie e ancora presenti nel mercato, perché è il cosiddetto ibrido che ci permette a inizio carriera di poter fare delle foto o anche dei video. Qual è il limite? Non fa i 4K a 60 fps, quindi se volete rallentare una vostra immagine, una vostra clip, dovete per forza passare in HD. Questo è stato un grosso limite che mi ha permesso di smettere di utilizzare questo corpo macchina, però se siete all'inizio e volete iniziare a costruirvi un inizio carriera con foto e video, la 7 III ancora oggi è presente nel mercato con un prezzo davvero molto ottimo. Stiamo parlando però, attenzione, di una full frame. Questa è una APS-C, questa è una full frame. Cosa vuol dire full frame? Catturo più informazioni e quindi ho più dati. Questo però, se dal punto di vista tecnico può essere interessante, dal punto di vista di portafoglio non lo è per niente. Sì signori, perché la macchina full frame implica di utilizzare gli obiettivi full frame. Cosa significa? Soldi, cash, sborsare tantissimi soldi, perché gli obiettivi full frame di casa Sony sono carissimi. Detto ciò, chiudiamo la parentesi. A7 III consigliata per tutti coloro che vogliono iniziare la propria carriera ma non sanno ancora capire qual è il lato giusto, se fotografo o videomaker. Unico limite, 4K 30 fps, non si può realizzare uno slow motion in 4K. Detto ciò, passando dalla A7 III andiamo direttamente alla linea Cine, che non ho ancora recensito su questo canale ma presto spero di riuscire a farcela. La top, la big, la camera pensata per professionisti. Ma prima di questo ci sarebbe un altro spazietto qua, altro corpo macchina che ho recensito recentemente sul mio canale, ovvero la ZV-E1, attenzione non 10, E1, ovvero un'altra full frame che proprio adesso mi sta registrando, una bomba, la cosiddetta tecnologia avanzata di casa Sony, perché è la più recente e proprio con questo corpo macchina hanno introdotto l'intelligenza artificiale, allo stesso processore, le stesse funzionalità, lo stesso menu della Big FX3, ma anche di questo non voglio soffermarmi troppo perché ho realizzato un video dedicato. Ma adesso, perché ho parlato di tutti questi corpi macchina quando io devo presentarvi la ZV-E10 Mark II? Allora, partiamo dal presupposto che stiamo parlando di full frame, quindi A7 III, FX3, ZV-E1,
Sono tutti corpi macchina full frame, quindi molto più costosi gli obiettivi e molto più costose le macchine stesse. Ma tra la FX3, un'altra famosissima che non ho qui su questo tavolo, è la FX30. E voi direte, perché stai parlando di un nuovo corpo macchina? Perché praticamente è la gemellina della FX3, ma in versione APS-C. Quindi, ricapitolando, ZVE10 Mark 1 è APS-C. Questa nuova rimane APS-C e, signori, hanno, secondo me, realizzato la stessa metodologia a casa Sony che ha utilizzato la FX3 con la ZVE1. Vi spiego meglio perché mi sto un po' intortando a parlarvene. La FX3 full frame è stata riprodotta in ZVE1 full frame, dando quel tocco meno professionale, togliendo delle caratteristiche fondamentali come ho già detto, la doppia SD di registrazione, l'HDMI e tanto altro, mentre invece cosa hanno fatto? Con la FX30, linea professionale APS-C, hanno realizzato la stessa sua versione della ZVE1, trasformata in ZVE10. Non so se è ben chiara questa situazione, però è un qualcosa che ho dedotto una volta utilizzata per la prima volta questo nuovo corpo macchina. Nell'ambito professionale dei corpi macchina che non hanno nessun limite strumentale, mentre invece per chi vuole iniziare e non ha tutto questo budget a disposizione per potersi permettere una linea cine, hanno creato la ZVE1 e la ZVE10 Mark 2 con le stesse funzionalità, gli stessi sensori e tanto altro. Ho fatto tutto questo discorso per farvi capire esattamente tutti i corpi macchina che ho utilizzato per potervi trasmettere la mia esperienza, ma basta parlare delle cose vecchie. Andiamo a scoprire perché, secondo me, la ZVE10 Mark II è davvero interessante per tutti coloro che vogliono iniziare la propria carriera da content creator, videomaker e hanno un budget un pochettino ridotto. Partiamo dal presupposto del: è meglio l'iPhone o è meglio la ZVE10? Allora, come ho già detto nel video precedente dedicato a questa, lo ripeto, se volete fare un set, se avete sotto controllo l'ISO, le luci, la luce dietro e quant'altro, la camera vincerà sempre comunque su iPhone, perché è pensata per fare queste cose. Ma se volete creare dei contenuti nei viaggi, essere dinamici, avere a portata di mano uno strumento con una qualità eccezionale, l'iPhone, per come la vedo io, vince sempre. Ma non è questo il video per approfondire questo discorso. Andiamo a scoprire tramite questi cosiddetti post-it tutte le maggiori informazioni che secondo me fanno la differenza per questo corpo macchina. Qui ho il NPFZ, questa cosa che cosa significa? Semplicemente hanno introdotto la batteria uguale come FX3, come A7 III e quant'altro. Quella un pochettino più grossa che dura un pochettino di più. Voi direte che cacchio me ne frega. Cambia perché sicuramente l'autonomia sarà maggiore, ma specialmente cambia se hai più corpi macchina e avere una sola batteria tutte le camere è davvero molto 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 comodo. Cambiamo! Altra cosa, 4K 60 10 bit 422, non so, che sicuramente per molti di voi non capiranno niente, fino a poco tempo fa non capivo nemmeno io, ma quello che posso dirvi è che registrando i 10 bit la qualità aumenta e i 4K 60 effettivamente sono proprio quella cosa che mancava in questo piccolo ex bolide, ovvero A7 III. Ci permette, perché registrare in 60 fps rispetto al 30 fps, ci permette semplicemente di poter rallentare per il 50% la nostra clip in slow motion. Cambiamo! LUT e S Cineton, che cos'è? Allora, se siete all'inizio non capirete molto, però ci sono questi cosiddetti PP in tutti i corpi macchina di casa Sony, che sono delle LUT preimpostate, una color, parliamoci in modo terra terra, che ci permette di registrare già la nostra clip quasi pronta. Se siete all'inizio lasciate stare, non approfondiamo questa cosa, perché io voglio parlare a tutti coloro che stanno per scegliere questo corpo macchina. Andiamo avanti, perché abbiamo i 3 mic capsule, perché attenzione, hanno migliorato come la ZVE1 i microfoni, quindi che io è stata anche pensata per i vlog, quindi se io registro così, se io registro così, se io registro così, è un microfono intelligente che permette di captare la nostra voce ovunque noi siamo. Quindi sì, do prevalenza all'iPhone se volete vloggare, volete fare i viaggi, però comunque se vi piace
cambiare l'obiettivo, fare qualcosa di più cinematic, la camera rimane sempre comunque la camera, e avere dei microfoni performanti direi che è cosa buona, giusto? 16, 9, 9, 16. Sony ha creato la svolta che spero assolutamente arrivi in FX, in ZV e tutti i corpi macchina. Qua stiamo vivendo l'era del verticale. Noi, se inizialmente desideriamo fare delle clip orizzontali, spesso delle volte ci capitano clienti che vogliono solo clip verticali. Quindi cosa vuol dire? Mantenendo la camera direttamente così, noi avremo tutte le informazioni del menu direttamente in orizzontali. Ma la magia qual è? Che se noi spostiamo direttamente la camera in verticale, abbiamo la possibilità di vedere tutte le informazioni verticalmente. Sembra una banalità, ma quando stai lavorando, specialmente in evento, avere questa possibilità, fidatevi, che è comodissimo. Speriamo che casa Sony ci permette di utilizzare questo aggiornamento nel menu in tutti i suoi corpi macchina, perché comunque è l'era del verticale. Andiamo avanti con il menu aggiornato come ZV-E1 e come FX3. Finalmente il menu è stato aggiornato e finalmente in tutti i corpi macchina che stanno uscendo sono tutti uguali, perché spesso delle volte con la 7.3 e anche con questa comunque è uno sbatti imparare un menu, per ritornare, non ti ricordi dove sono le impostazioni, i tasti e quant'altro. Parlando invece di consistenza, si percepisce molto plasticotta rispetto alla precedente. La precedente innanzitutto è più pesante, però è fatta, cioè sembra un sasso davvero, è fatta molto gnecca. Questa è molto plasticotta, come comunque la sua sorella in full frame ZV-E1. È comunque un corpo buono, macchina, tasti un po' plasticotti, però ragazzi, si spende quello che si spende. Parlando ultimo, non di importanza, nulla, abbiamo finito. Sony ZV-E10 Mark II. Ne vale la pena? Per chi è? Prima, come sempre, voglio ringraziare i nostri amici di New Free Photo che mi permettono di maneggiare i nuovi corpi macchina di casa Sony e tantissimo altro. Si trovano in provincia di Brescia ed è un negozio che ci permette di visionare e toccare con la nostra manina tutti i prodotti. Sono presenti nel territorio da tantissimi anni, vi lascio sotto in descrizione il link del loro sito web. Quindi se volete una consulenza o comprare un bel po' di altre cose, trovate tutto online sul loro sito o a Brescia nel loro negozio gigantesco e bellissimo. Mattia, è meglio la prima o la Mark 1 o Mark 2? In base al vostro budget valutate. Io, essendo comunque il primo corpo macchina, mi ad oggi, nonostante tutti gli upgrade che hanno fatto, mi sposterei ancora sulla Mark 1, perché costa effettivamente 600 euro, lo trovate in giro, Media World, insomma la stanno smerciando parecchio in giro. Ma se comunque volete trasformare la vostra passione di creare video in vostra carriera, in vostro lavoro unico, ci sta a spendere qualcosina in più e avere anche in tutti i nuovi aggiornamenti di questo corpo macchina. Ovviamente però quello che vi consiglio, quello che ho fatto io, giusto o sbagliato che sia, se volete arrivare in un compromesso perfetto, per come la vedo io, la ZV-E1, spostandoci però sul full frame, è un ottimo mezzo per iniziare. Specialmente, è vero, sì, gli obiettivi in full frame costano di più, però in realtà, ragazzi, mi sono trovato molto bene. La sto usando per lavoro, la sto usando per viaggi, è il mio secondo corpo macchina, perché da quando ho acquistato la FX3 la uso come secondo corpo macchina, però io mi sono trovato davvero molto bene. Se volete trasformare questa passione di fare video in un lavoro, pensate anche di introdurre subito una full frame. I prezzi però cambiano drasticamente, quindi tra la prima Mark 1 e Mark 2, se avete poco budget, fidatevi, potete benissimo tranquillamente accontentarvi della Mark 1. Se avete più budget, andate pesante e comprate questo nuovo bolidino. Detto ciò, spero di esservi stato utile in questo nuovo video dedicato al videomaking. Arriveranno nuovi video del Giappone, arriverà il video ufficiale della FX3, secondo me a settembre, perché la sto testando, perché l'ho comprata, per chi è. Insomma, ci sono anche qua tantissimi video, perché come sempre arrivo in ritardo. Però comunque voglio sempre cercare di portare la mia esperienza non tecnica, ma un'esperienza di utilizzo vero e proprio, senza sponsor, nulla, io dico quello che penso, per aiutarvi a magari non ripetere gli errori che ho fatto io stesso a inizio carriera. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete sostenere questo progetto dedicato ai viaggi, alle moto, alla recensione del mio lavoro, vi porto con me nei set, insomma. Iscrivetevi che è gratis e voi mi date una mano per sostenere questo progetto qui su YouTube. Grazie a tutti per la visione e nell'ambito video noi ci vediamo con la FX3.
bella cosetta da raccontare, ma in realtà arriveranno nuovi video dedicati ai motoviaggi, alla moto che ho comprato nuova che avete già capito di cosa parlo, e ah sì, c'è anche un altro video in Giappone che devo far uscire se Dio lo vuole, e devo montarlo ancora tutto.